Sulla vicenda dei New Jersey a Santa Maria la Strada interviene il sindaco Danna, che difende la scelta dei delimitatori di velocità in quello snodo viario. Allora, guardate, per quanto riguarda New Jersey e la segnaletica, perché in realtà sono state tracciate le strisce continue, sono state individuate e mappate sul terreno le frecce direzionali, servivano proprio a disciplinare un comportamento estremamente scorretto che a questa amministrazione è stato segnalato in pochi mesi a meno di centinaia di persone, quello cioè di persone che si immettono sulla corsia di sinistra che dovrebbe portare a rientrare verso Giara e poi all'ultimo momento tagliano la strada fondamentalmente per andare verso Santa Maria la Strada, con un comportamento, ripeto, assolutamente contrario a qualunque norma del codice stradale, oltre a creare grave situazione di pericolo. Quindi questo intervento di tracciare la segnaletica orizzontale, nonché collocare intanto questi delimitatori di corsia, serviva proprio a far sì che questo comportamento rientrasse nella normalità. Quello che diceva lei, che sono stati spostati, in realtà noi stiamo verificando con la telecamera, perché ci risulta da un testimone oculare, che purtroppo non è riuscito a prendere la targa, che un signora aveva fatto esattamente quello che probabilmente era abituato a fare, all'ultimo momento nel tentativo di rientrare ha urtato questi delimitatori, che poi qualche persona di buona volontà, ma ieri abbiamo fatto intervenire anche i nostri vigili urbani che hanno verificato che tutta la situazione fosse comunque nella piena sicurezza, li hanno un po' collocati in maniera diversa. Chiaramente è un primo intervento, ne dovranno seguire altri e dovranno riguardare anche altre parti della città. Tra gli snodi più critici oggetto dell'attenzione da parte dell'amministrazione Danna, non solo il ponte di Santa Maria la Strada, ma anche l'incrocio presso il monumento dei caduti, dove settimane fa il sindaco aveva fatto un sopralluogo con la polizia municipale. Noi a breve, tra l'altro, interverremo nella zona del monumento dei caduti. Ho anticipato che cercheremo di rimettere in funzione, quantomeno con i lampeggianti gialli, solo questo è possibile fare, vista le caratteristiche dell'incrocio, per rappresentare una situazione di pericolo attorno al monumento, dove ci sono 5 strade che si intersecano, così come faremo nuovamente la segnaletica orizzontale e faremo tanti altri interventi di questo tipo, perché evidentemente la città per troppi anni è stata abbandonata, quindi capisco che quando si interviene forse qualcuno vorrebbe che si faccia meglio direttamente ovunque. Noi crediamo che si debba fare bene e si debba fare però gradualmente, perché le risorse di tempo ed economiche sono limitate. Infine il sindaco interviene anche sulla vicenda dei dossi installati in Viale delle Province e rimossi soltanto dopo 24 ore a seguito delle lamentele dei cittadini. Un episodio per cui il primo cittadino ha fatto pubblica ammenda sulla sua pagina di Facebook. I dossi in realtà furono autorizzati recentemente, dovevano essere eseguiti in maniera ovviamente a regola d'arte, cosa che non è avvenuta. Ci siamo immediatamente resi conto appena dei cittadini lo hanno segnalato e subito si è intervenuti quel giorno stesso mettendo dei segnali di pericolo, di rallentamento da una parte e l'altra della carreggiata, proprio per consentire di dare intanto un immediato riscontro ai problemi che erano emersi. L'indomani mattina, di prima mattina, sono stati rimossi, verranno ricollocati nei modi e nelle modalità con le caratteristiche tecniche necessarie perché siano dei dossi fruibili come normalmente deve essere.